quali sono le attività di Open Innovation che Digital Magic ha supportato? Digital Magic si attiva sull'Open Innovation dal 2015, convinti che l'innovazione aperta per l'industria più tradizionale sia un vantaggio eccezionale, perché con tempi e costi certi si porta innovazione in cicli produttivi consolidati, quindi per rilanciare e far crescere il business. Dall'altra parte, per le start-up è una fantastica opportunità di concretizzare gli sforzi e la ricerca facendo mercato e quindi con la possibilità di crescere. Due esempi particolari mi fa piacere citare. Uno, Moleskin, un'azienda consolidata, conosciuta, che ha bisogno di aprire il proprio mercato alle nuove generazioni, e quindi l'incontro fra la tecnologia e l'innovazione delle start-up e il prodotto consolidato e conosciuto come quello di Moleskin permette una avanguardia e un lancio di nuovi prodotti e una crescita del suo mercato. Quindi un'innovazione aperta vincente che oggi ha portato Moleskin a creare un proprio incubatore che Digital Magics aiuta a gestire e far crescere per lancio e interazione con nuovi prodotti. Un altro esempio è un'azienda molto conosciuta e importante come Electrolux, di cui Digital Magics è partner per i processi di Open Innovation e che permette di indagare, cercare nuove tecnologie, nuovi prodotti, nuovi risultati tramite quelle che sono le start-up portatrici sane di innovazione e di nuove idee per inserirle nel ciclo produttivo e nei processi di un'azienda riconosciuta e riconoscibile come Electrolux. Questi sono piccoli esempi di un mercato in cui si sposa il tradizionale con l'innovazione per andare verso la nuova impresa a 360 gradi, che poi è quella che punta sulla crescita, sul valore aggiunto e sulle grandi opportunità che i nuovi mercati del digitale offrono. Ci parli della partnership con iStarter e del vostro ingresso nel mercato UK. Con iStarter abbiamo lanciato una partnership molto importante che ci ha permesso da una parte di aprire una nuova sede territoriale in Italia a Torino, che va a essere la settima sede che abbiamo, e poi un processo di internazionalizzazione che noi riteniamo fondamentale, e quindi l'apertura al mercato UK. Qui a Londra con un gruppo di persone eccellenti, una società come iStarter che ci permetterà di fare ancora più velocemente percorsi di internazionalizzazione per le società partecipate da Digital Magics, e con questo percorso di internazionalizzazione andare a conquistare nuovi mercati di capitali e nuove opportunità. Quindi un tassello fondamentale che vuole partire qua da Londra per la crescita e lo sviluppo delle nostre start-up e per la crescita e lo sviluppo delle opportunità che il mercato del Digital Made in Italy, quindi di tutto il nostro network, unico in Italia, può permettere verso i mercati anglosassoni.